Pomezia senza barriere, che fa capo all'associazione Luca Coscioni, promuove tre petizioni popolari. La prima chiede al comune di avviare quanto prima la redazione del PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, obbligatorio dopo una legge del lontano 1986. La seconda richiesta riguarda la creazione di spiagge accessibili e attrezzate per disabili. Tra i diritti fondamentali dell'individuo, commenta l'associazione, esiste quello all'inclusione sociale e al riposo e allo svago. Sono principi importanti, non concessioni che un amministratore sensibile può elargire. La terza raccolta firme punta a ridurre la spesa a carico dei cittadini per il servizio Amico Bus, ma anche ad adeguare i mezzi utilizzati in modo tale da ospitare utenti con qualsiasi tipo di necessità e in totale sicurezza. Le esigenze di queste persone non possono attendere un'ora di più, dichiara Pomezia senza barriere. Non si tratta di lussi, ma di fattori indispensabili per svolgere una vita dignitosa in autonomia. Gli interessati potranno firmare il 6 settembre dalle 19 presso il centro Pancrazio in Via dell'Industria. Successivamente, a partire dal 14 settembre, ogni sabato dalle 10 alle 12:30 saranno organizzati dei tavoli tra Piazza Indipendenza e Via Orazio.